Beh, che cavolo. Alessandro, Alessandro! Ciao gente, benvenuti in questo nuovissimo vlog. Lo vedete già dal vestito. Oggi si Yuppie! Tratta di giocare a calcio in Canada. Wow! Per la felicità di Federica. Mi avete incastrato, però oggi è una partita molto importante, quindi... Molto importante perché giochiamo contro la prima e noi siamo i secondi. Quindi ci sarà una sfida proprio a colpi di sangue, speriamo al vertice. Di no, cioè, nel senso, era, cioè figurato, insomma. Sono anche loro verdi, eh. Ah sì? Quindi sì, sono, c'è uno spunto è la stessa squadra. Si chiama Caravelle e è solo un'altra caravella. Vabbè, io sto morendo di sonno, ma sosterrò le caravelle. E quali però? Sono tutte e due caravelle. Quello dove sta tuo marito. Sostengo lui, faccio prima. Ma tu sei carico? Come ti senti? Come ti senti? Carico, come so, ti senti? Sono le 9:30. Come ti senti? Come ti senti? Come ti senti? Siamo stanchissimi, davvero, però ci tocca. Gli hai detto che ho dormito sull'autobus? Ha dormito sull'autobus. Che sonno, raga. Andiamo! Andiamo, sì, vi racconto bene la situazione. Che cosa è successo settimana scorsa? Abbiamo giocato contro i terzi, che erano quelli là del famoso scemo. Purtroppo Federica aveva la febbre quel giorno, era stanca, non è potuta venire, e quindi niente video. Fatto sta che la partita è finita 10-3 per noi, e qui c'è una regola che quando superi di 7 gol l'avversario, l'arbitro fischia la fine. E quindi ha fischiato la fine e purtroppo ci sono rimasto un po' male perché era bello da vedere nel video, dopo tutti i festeggiamenti che avevano fatto, certo sto buttando la monnezza, dopo tutti i festeggiamenti che avevano fatto nell'ultimo video dove avevano segnato all'ultimo minuto, vi ricordate no? Il gol sotto al 7. E diamine. E mancano solo 4 partite, compresa quella di oggi, e abbiamo solo un punto di differenza. Siamo arrivati allo stadio. Non fa freddissimo oggi però. No, però sempre freddino. Tira un po' di vento. E noi come sempre, Rito Scaramantico, che cosa cantiamo? Che cosa cantiamo? Non se lo ricorda. No. Canadese non ti temiamo. Ta 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 ta. Canadese non ti temiamo. E ratta ta ratta ta ratta. Stiamo per iniziare, mancano ormai pochi minuti, i ragazzi si stanno scaldando, qui è tutto settato, quindi direi di partire con le highlights del primo tempo. 1, 2, 3, piano un po'. Uno palla al centro. Ma prima sta palla. Due a uno, doppietta di Ale. Vai Ale. Vai amo. Combatti. Il primo tempo si è concluso con il punteggio di 2-1, doppietta di Ale, devo dire tante occasioni sprecate, ora vedremo nel secondo tempo come andrà, siete curiosi? Vabbè dai, visto che siete curiosi vi faccio partire gli highlights del secondo tempo. Mannaggia, ci stava, peccato. Rigore, rigore. Bravo, bravo, bravo. Oh! Bravi. Ma che cavolo. Alessandro, Alessandro! La palla!
Bravo, bravissimo il portiere. Bene, un gran liscio per tutti. La partita si è conclusa 4-2. 3 gol di Ale e uno su, credo, assist di Alessandro, se non ricordo male. Comunque una bella partita, molto molto tesa. Fortunatamente alla fine si è risolto tutto per il meglio. Nessuno si è fatto male, nessuno ha litigato, meno male. E adesso, visto che sono le 11:15, speriamo che Alessandro si sbrighi per andarcene a casa a dormire. Certo che come inganniamo il tempo. Carina, so stanca. Oggi è giovedì sera, domani è venerdì. Santo venerdì. Almeno è finita la settimana e domani pomeriggio ci si rilassa. Che vi dico? C'ho un sonno. Si vedono le occhiaie. Il nostro eroe ha finito. Andiamo a vedere dov'è. Dica, ci dica, ci dica, tripletta. Allora, anche oggi ho preso i miei calci. Mortà. Sono tutti i segni rossi dei scarpini. Bene. Però 4 gol, siamo primi, con 2 punti di vantaggio, ne mancano 3. Dai. E addirittura ho scoperto che se arriviamo primi, andiamo in finale direttamente e ci danno $200. Dai. E chi vince poi la finale, ne danno 800. Qui andiamo a... Ammazza, oh. Andiamo a casa. Me porti a magna fuori? Prima di andare a casa mettiamo benzina. Quanto costa? Costa 1.124 al litro. Al litro. Quanto? 38.38. Che carino. Il nostro numero, giochiamocelo. Sapessi quanto sonno. Tata. Che c'ho? Sapessi quanto sonno. Tata. Che c'ho? E adesso se ne andiamo a letto. A letto. Tata. Che? Mi sono dimenticata. Dai, vieni, salutiamo. Io sto in pigiama. No. Ma come? I saluti. Questa voce aveva tanto sonno. E se n'è andata a dormire. Dai. Aspetta, mi metto qualcosa addosso. Io stavo controllando che il video di oggi sulle Pringles nemmeno 24 ore e ha ricevuto 1047 mi piace. Ah, sono pochi, dai. Siamo a 453 likes. Noi non ce la fanno. Dal video delle bibite. Noi non ce la fanno. Non ce la fanno. Tutto per loro. Ragazzi, noi vi invitiamo a mettere mi piace a questo video perché così Federica capisce che i vlog sul pallone vi piacciono. Cioè, io stavolta l'ho fatto perché era la prima. Vabbè, però la finale si deve filmare, questi l'aspettano. Dici? Certo. L'aspettate? Aspettate la finale? 4,50 likes e Federica filmerà la finale? Sì, va bene, dai, ci sto. Abbiamo un patto. E nei commenti anche fateci sapere qual è stato il gol più bello. Qual è stato il gol più bello? Per te qual è il più bello? Amore, tutti e tre quelli che hai fatto. Non ho visto nessuno. Tutti e tre quelli che hai fatto. Ah, dimmi un gol. Il primo, quello... qual è stato? Quando hai preso la palla, ti sei girato e boom! Gol, rete! Stai a dormire e Totti... là, No, la verità è che io ero concentrata sulla telecamera, sulle cose, quindi vabbè. Però bello, anche l'assist molto, molto bello. Il rigore c'era tutto, quindi sei stato molto bravo. Gli hai piegato le dita a Totti. Cioè, Totti proprio. Totti. Quando ci rivediamo noi? Prestissimo. Proprio c'è, cioè, è arrivato un altro video. E questo, il prossimo, che cosa sarà? Il prossimo sarà qualcosa che non abbiamo mai fatto, che non avete mai visto. E quindi iscrivetevi se volete vederlo. Per forza, dovete restare in questa community fantastica di cose eccezionali, straordinarie, meravigliose e fredde, piena di neve. Quindi restate con noi, e iscrivetevi, lasciateci un like, 450 like. E il prossimo video basta, del basta. Calcio, la finale. Non faccio più. E bene, basta. Io vado a letto. Vi salutiamo. Cioè, mi do la testa in pigiama. Ciao ragazzi. Ma
Ma quello c'ha una maglietta molto fa... Cosa? No, vabbè, non ci credo. Cioè, mio marito sta giocando contro Totti in Canada. Ma ricordavo diverso però, Franceschino.